Con quattro voti favorevoli, Carpinelli del Partito Socialista, Chiacchieroni, Locchi e Mariotti del Partito Democratico e quattro astenuti, Goracci, Comunista Umbro, Mantovani e Rosi, Nuovo Centrodestra, Desio, Fratelli d'Italia, la seconda commissione, grazie al voto determinante del presidente Chiacchieroni, ha dato il via al piano zootecnico regionale predisposto dall'esecutivo di Palazzo Donini. Il piano mira al mantenimento e incremento dell'attuale consistenza degli allevamenti e al miglioramento della qualità delle produzioni. Altro obiettivo è potenziare a livello qualitativo le produzioni, puntando su prodotti di qualità superiore e sulla promozione di filiere interamente regionali. Sulla certificazione poi di prodotto e di processo. Grande attenzione viene posta alla sostenibilità ambientale degli allevamenti, come pure al benessere animale, in sostanza una sintesi tra agricoltura, ambiente e sanità. L'assessore regionale all'agricoltura Cecchini ha espresso soddisfazione per la partecipazione che ha accompagnato la stesura del documento, mentre il presidente Chiacchieroni ha definito il piano un grande e importante passo in avanti per tutto il settore, perché garantisce certezza alle imprese e a tutti gli operatori dell'agricoltura in generale. Il vicepresidente Mantovani, infine, ha suggerito di approfondire il rapporto tra allevamento, ambiente e urbanismo. Tutti elementi che, a suo giudizio, hanno portato a un forte ridimensionamento della capacità produttiva del settore.